come si può notare qui il Tino non dava nessun problema al marciapiede e infatti non è rialzata nessuna mattonella. E il pino tra l'altro aveva abbastanza spazio per poter avere della terra, quindi non ha dato nessun problema. Questo abbattimento non era necessario, anche questo abbattimento non era necessario, questo taglio non era necessario perché non c'era nessun rialzo delle mattonelle. Anche questo taglio si può anche vedere qui, le mattonelle sono integre, non dava alcun problema. Era necessario perché non si era rialzato nessun manto della pavimentazione. Il marciapiede è integro. Marciapiede è integro qui, non ci sono assolutamente problemi. I problemi semmai c'erano qui, ma non per colpa del pino, ma per colpa della cattiva manutenzione dell'amministrazione che aveva soffocato il pino usando addirittura l'asfalto. Non si mette l'asfalto così intorno. Non si mette l'asfalto attorno al pino, lo stai soffocando. Infatti qui non c'è terra, mentre lì c'era sufficiente terra. Chiaro che il pino si è ribellato e le sue radici hanno incominciato a smuovere il marciapiede, ma anche qui la soluzione poteva essere un'altra. Se ad esempio si fosse dato abbastanza spazio alla terra, la soluzione poteva essere alternativa. Anche qui la stessa cosa, stato soffocato il pino e utilizzando in maniera impropria l'asfalto, e anche qui si poteva adottare una soluzione alternativa, anche perché si può notare che qui non c'è un rialzo significativo. Anche questo è un problema non dovuto alle radici, ma alla cattiva manutenzione del marciapiede. E anche questo qui non si vede nessuna radice che sta producendo, e comunque anche creando una fascia di rispetto veniva mantenuta la possibilità di passare, come del resto ci sono tanti altri marciapiedi di soli 80 cm, quindi si poteva tenere uno spazio di passaggio di almeno un metro e mezzo e creare qui un'area sufficientemente ampia per dare al pino la possibilità di poter vivere. Anche qui la stessa cosa, è stata utilizzata in maniera assolutamente barbara questo sistema del soffocamento del pino mettendoci dell'asfalto. È chiaro che il pino si è ribellato e le sue radici hanno incominciato a smuovere le mattonelle. Stessa cosa qui. La colpa non è dei pini, la colpa è delle amministrazioni che hanno fatto questo tipo di manutenzioni che assolutamente sono indegne proprio del buon senso. E anche qui era possibile comunque mantenere uno spazio di passaggio e dare la possibilità al pino di avere uno spazio in cui poter crescere e non dare problemi con le radici. C'era tutto lo spazio di passaggio, anche perché possiamo vedere che il comune fa degli spazi di passaggio che poi non sono particolarmente ampi, per non parlare di altri marciapiedi che sono assolutamente stretti. Ecco qui, questo è un marciapiede molto stretto, quindi non è che si può dire che il comune lascia grandi possibilità ai pedoni. E poi ci possiamo spostare in un altro punto dove si può notare che il marciapiede è sconnesso, ma non ci sono alberi, è semplicemente una cattiva manutenzione. Okay. Qui siamo a 50 metri dalla zona in cui sono stati abbattuti i pini e possiamo notare che la pavimentazione può dar luogo a cadute, perché uno può inciampare. Non c'è nessun pino qui, c'è semplicemente cattiva manutenzione. Quindi se vogliamo prendere come spunto la cattiva
cattivo stato dei marciapiedi, si può notare che Taranto è piena di marciapiedi dissestati anche quando non ci sono i pini.